È la grande messa di Mozart, quella che ieri sera è andata in scena nel palcoscenico incantato della chiesa di Santa Maria in Vado, un concerto voluto da Avis per chiudere i festeggiamenti dei 50 anni di attività della sezione comunale. Una rappresentazione musicale perfetta ed emozionante, interpretata dall'orchestra da camera di Ravenna e dal coro, tutto ferrarese, di Santo Spirito, che da qualche anno collabora con l'orchestra romagnola. Al concerto di ieri ha fornito un contributo anche la fondazione del Teatro Comunale. 34 musicisti e 36 coristi, tutti diretti dal maestro Paolo Manetti, che spiega come quest'opera, la K427 in do minore, sia una delle poche di Mozart scritta non su commissione, ma invece per incantare una donna, la futura moglie. Mozart dedicò, si può dire, questa messa alla futura moglie Costanza, e la scrisse veramente proprio per lei. Difatti c'è una parte di soprano che è molto sviluppata e, pur essendoci un quartetto vocale, anche un soprano secondo, un tenore e un basso, però si vede proprio che si intende che questa musica è stata scritta proprio dedicata a un soprano. Coinvolgenti infatti sono state le soprano Patrizia Cigni e Federica Balugani, che si sono esibite alternandosi alle voci del tenore Roberto Virgili e al basso Jin Chen. Il coro, poi, orgoglio tutto ferrarese, che ha interpretato l'opera. Mozart ha deciso di comporlo con un doppio coro, cioè cantiamo con il coro diviso in due, praticamente canta a otto voci, e questo sia in un movimento del Gloria, che è il Qui Tollis, sia nel Sanctus e nell'Osanna. Poi il Credo lo fa a cinque voci, alterna praticamente, come veniva fatto poi e come fecero già Bach nella messa in si minore, alternando tutte le varie combinazioni che il coro può avere. È una cosa veramente bella e interessante. Un concerto donato da Avis che, dice il suo presidente comunale, vive grazie al dono, quello appunto della donazione del sangue. Questo concerto dona la musica per l'Avis. I donatori del sangue donano quel gesto meraviglioso che è il dono del sangue. Perciò credo che va accomunato la musica con il dono. Perciò credo che sia una serata che viene a concretizzare questi 50 anni della nostra associazione. Il concerto si è chiuso con un lungo applauso del pubblico presente.